Uno dei compiti della Corte Costituzionale, forse il più importante, è quello di garantire i diritti sanciti come inviolabili dalla Costituzione. Ebbene, questo tema è connesso a ciò di cui ci occupiamo oggi, le compatibilità economiche. Non sembrerebbe così a prima vista. Cosa c'entrano i diritti con i soldi? Non sono forse i diritti, e in particolare quelli inviolabili, entità assolute, quasi sacre, che mai potrebbero essere confuse con il vile denaro? Sarebbe bello se fosse così. E a lungo si è anche pensato e teorizzato che fosse così. Probabilmente fino a tutti gli anni Ottanta, quando ancora si riteneva che lo Stato sarebbe stato in grado sempre e comunque di reperire risorse, grazie soprattutto all'indebitamento pubblico. Erano anni in cui nell'aria vibrava ancora l'onda lunga dell'imponente sviluppo economico dei decenni precedenti e ci si illudeva che nessuno sarebbe mai venuto a chiedere il conto. Negli anni 90, però, lo scenario inizia rapidamente a mutare. Il tasso di crescita del PIL via via si ridimensiona, la globalizzazione dei mercati finanziari, le nuove potenzialità della speculazione internazionale iniziano a mostrare la fragilità di paesi, come l'Italia, che avevano debiti pubblici eccessivi. L'ingresso nella moneta unica, necessaria a evitare di rimanere facile preda dei mercati, impone un serio processo di risanamento finanziario e il tema delle compatibilità economiche si traduce nell'adesione ai parametri di Maastricht, che impongono limiti ai deficit degli stati e al loro debito pubblico. Ma non è finita, perché il tema poi si aggrava ulteriormente e drammaticamente con la grande crisi finanziaria globale che scoppia nel 2007 e che dimostra che nemmeno la moneta unica in sé può mettere a riparo da attacchi speculativi. L'Italia, proprio a seguito di un attacco speculativo, deve approvare in pochissimo tempo una riforma costituzionale che modifica l'articolo 81 e inserisce dentro la Costituzione il principio dell'equilibrio di bilancio. A questo punto, l'utopia di ritenere i diritti come entità incondizionate e indipendenti dalle risorse disponibili è definitivamente tramontata. E non si tratta più allora, oggi, di chiudere gli occhi di fronte alla cruda realtà del condizionamento finanziario. Si tratta piuttosto di aprirli due volte. La prima per prendere atto dell'esistenza di questo condizionamento finanziario. Secondo, per cercare di capire qual è l'antidoto, cioè per individuare le forme con cui la Costituzione consente di bilanciare questo condizionamento finanziario con la garanzia dei diritti, così da evitare che questo condizionamento finanziario diventi un vero e proprio valore tiranno che schiaccia e opprime sempre la garanzia dei diritti. Allora, per farmi capire, propongo un esempio che traggo dalla realtà che abbiamo di fronte in questi giorni, quella di una pandemia mondiale che sta mietendo un numero drammatico di vittime. In questo periodo si è sentito affermare, soprattutto in altri contesti diversi da quello italiano,
che di fronte alla scarsità dei posti nelle terapie intensive bisognava effettuare delle selezioni, ovvero dare la precedenza ai giovani piuttosto che agli anziani. E tra i giovani, se i posti comunque non bastavano, a quelli sani piuttosto che a quelli con altre patologie o invalidità, e che avrebbero quindi avuto meno speranza di vita. Va precisato che questo argomento, per la crudezza e la disinvoltura cinica con cui veniva presentato, trascendeva quel normale equilibrio con cui l'arte medica, invece, a volte è chiamata in scienza e coscienza a prendere decisioni per evitare, ad esempio, un intrusivo ed eccessivo accanimento terapeutico che potrebbe tenere in vita, dato il progresso scientifico, per tempi indeterminati le persone, nonostante le loro condizioni di sofferenza, ostacolando quindi con questo accanimento terapeutico il normale corso della malattia. No, in quell'argomento che vi ho riportato c'era qualcosa di diverso e di più rispetto a questa esigenza che oggi c'è nell'arte medica. C'era qualcosa di più, somigliava a qualcosa che ho visto in un recente film, Opera senza autore. Racconta la storia vera di un ragazzo, poi diventato un famoso artista, che si trova a vivere nel periodo nazista. Questo ragazzo ha una sorella più grande, molto bella e eccezionalmente sensibile. Questa eccezionale sensibilità, come talvolta accade, sconfina in episodi di follia. Quando i genitori se ne accorgono, perché avvertono, questi vedono questi piccoli episodi, la portano dai medici, che a questo punto però avvertono le autorità naziste, e allora questa ragazza viene prelevata e internata per essere sterilizzata. Perché per l'ideologia nazista ai folli non poteva essere concesso di riprodursi, altrimenti avrebbero inquinato la razza tedesca. Il film poi racconta che la Germania entra in guerra e a questo punto descrive l'agghiacciante scena di una riunione dei gerarchi nazisti, dove domina questo ragionamento. Ma è giusto, in questo momento, in cui i posti letto negli ospedali sono limitati, togliere un posto che sarebbe disponibile per un soldato tedesco per tenerci ricoverata una vita totalmente inutile, come quella di questi folli? Rispondono di no, e quindi decidono lo sterminio dei folli. Chiediamoci, sarebbe compatibile con la Costituzione italiana una soluzione di questo tipo? Possiamo tranquillamente rispondere assolutamente no. Ma la risposta ci fa ritornare al nostro tema. Tutti i diritti costano, non solo i diritti sociali, come la sanità, che evidentemente richiede per essere garantita ospedali, medici, infermieri, apparecchiature, farmaci, ma
costano anche i diritti di libertà negativa, anche questo tipo di diritti, come il diritto di proprietà, la cui garanzia sembrerebbe richiedere solo una non ingerenza dello Stato nella propria sfera di libertà, in realtà costa. Cosa ne sarebbe del diritto di proprietà senza i tribunali e le forze di polizia? E sarebbe gravemente esposto a lesioni, ma tribunali e forze di polizia costa. E allora, come si risolve questo problema delle compatibilità economiche quando le risorse diventano scarse? Come si fa a garantire i diritti in queste condizioni? La Corte Costituzionale ha iniziato a rispondere. Una prima risposta, ad esempio, l'ha data con riguardo ai livelli essenziali della sanità, rispetto ai quali ha iniziato in tempi recenti a parlare di spesa costituzionalmente necessaria, implicitamente affermando che ci sono invece spese che costituzionalmente necessarie non lo sono affatto. In altre parole, la Corte ha affermato che quando è in gioco il nucleo essenziale dei diritti, le risorse vanno trovate. Il che vuol dire che se le risorse sono scarse, si dovranno semmai sacrificare altre spese. Quelle spese che non hanno nessun fondamento in un altro valore o interesse costituzionale. Esempi se ne potrebbero fare molti, ma ne faccio uno. In passato addirittura esisteva l'agevolazione fiscale per le mance e croupier dei casinò. Era una spesa fiscale che non rispondeva a nessun interesse costituzionale e forse risultava tollerabile quando le risorse non erano scarse. Certo, lo diventerebbe molto meno quando in una condizione in cui scarseggiassero le risorse per garantire il nucleo essenziale del diritto alla salute. Il tema delle compatibilità finanziarie si traduce quindi nel delicato problema di un corretto bilanciamento che il legislatore è tenuto a operare e che la Corte Costituzionale può e deve sindacare. Concludo esemplificando con un'altra emblematica sentenza. Di fronte all'evidente sottofinanziamento di un fondo per l'assistenza e il trasporto degli studenti disabili, la Corte ha affermato che la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione. Gli antidoti quindi esistono e la Corte ha iniziato a utilizzarli per evitare che il condizionamento finanziario diventi appunto un valore tiranno.